Gli anziani, tra cui diversi oltre settantenni, addirittura un 91enne, venivano avvicinati da una donna con un pretesto nei pressi delle loro abitazioni, di chiese, di cimiteri, al mercato. E poi successivamente cinti al collo o abbracciati e in pochi istanti derubati dei loro averi, per lo più collane e orologi di valore. Gli arrestati, due coppie composte ciascuna da un uomo e da una donna, hanno messo a segno la scorsa estate nella Marca Trevigiana 13 colpi e selezionavano le loro vittime sulla base della vulnerabilità e della appetibilità della refurtiva.